Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, non slitterà all'estate prossima il processo d'appello per la discarica dei veleni di Bussi. La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha infatti respinto una istanza presentata dalle difese. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Nessun rinvio all'estate per il processo per la mega discarica dei veleni di Bussi, che dopo la sentenza di assoluzione per i vertici di Montedison in Corte d'Assise di Chieti, per la quale non sono mancate polemiche inchieste su presunte pressioni sui giudici, oggi torna in aula all'Aquila per l'avvio dell'appello. Dopo una breve camera di consiglio, il collegio giudicante della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, presieduto da Aldo Manfredi, ha respinto l'istanza di uno degli avvocati difensori, Tullio Padovani, che assiste guida Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, che aveva chiesto la sospensione del processo in attesa che la Corte Costituzionale si esprimesse sulla legittimità della legge Cirielli, che ha ampliato i termini di prescrizione del reato di disastro colposo da 7 anni e 6 mesi a 15 anni. L'avvocato Padovani aveva chiesto al collegio giudicante di attendere la prossima udienza della Corte Costituzionale, che, a suo dire, avrebbe potuto svolgersi tra maggio e giugno dopo lo slittamento per le dimissioni di un giudice relatore. La Procura Generale, rappresentata dall'Avvocato Generale Romolo Como, si era rimessa alla decisione del Collegio, evidenziando che in caso di accoglimento dell'istanza del difensore sarebbe stato comunque sospeso il termine della prescrizione per i reati su cui si procede. Il Collegio alla fine ha stabilito di valutare sulla legittimità costituzionale assieme alla decisione, ovvero quando dovrà stilare la sentenza. Secondo le parti civili l'istanza era comunque irrilevante perché il reato di disastro colposo è già stato prescritto. Il disastro doloso rischia invece la prescrizione entro la primavera 2017. Tragedia sulle strade del Lancianese. Ieri mattina una Opel Corsa centrato e ucciso un 66enne, invece ha ferito gravemente l'amico con il quale passeggiava e travolto anche i loro cani al seguito. Il 21enne alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale. Lasciamo per un attimo la cronaca, c'è un piccolo problemino al servizio che vi proporremo fra qualche istante e andiamo a parlare adesso di economia. L'Abruzzo del manifatturiero è in crescita, lo dice un'indagine del Cresa che registra un incremento dell'8,4% nell'export e dell'1,4% per quanto riguarda l'occupazione. Questi i dati del terzo trimestre del 2016, vediamo. Terzo trimestre 2016 con il segno più per l'Abruzzo. A renderlo noto è un'indagine del Cresa che ha preso a campione 448 imprese con almeno 10 addetti del manifatturiero, un più 2,4% per la produzione, un più 5,5% di fatturato, 8,4% in più per l'export e un 1,4% per l'occupazione. Tutti dati positivi, dati estremamente importanti perché finalmente si può iniziare a parlare di svolta all'interno del nostro territorio. Il dato caratteristico è comunque noi parliamo di aziende al di sopra di 10 dipendenti. Era un dato atteso e soprattutto era previsto un aumento di questa portata? Diciamo non era previsto un dato di questa portata, l'importante sarà però vedere come si coniuga con i dati di tutto il sistema imprenditoriale, perché poi abbiamo appunto le imprese al di sotto di 10 dipendenti che sono un pezzo sostanziale del nostro tessuto produttivo. Resta l'export la voce più importante per l'Abruzzo e l'automotive, il settore che crea più ricchezza per il territorio, Europa e Stati Uniti, paesi di riferimento per le esportazioni. La Germania rappresenta la fetta più grande delle esportazioni regionali, così come di quelle italiane, tra il 60 e il 70% circa dell'export regionale si dirige, sono quasi tutti mezzi di trasporto come è noto, quote più ridotte riguardano gli Stati Uniti, in particolare l'elettronica, e più diffusamente per quanto riguarda il chimico farmaceutico il mercato sempre europeo è meno concentrato di quello automobilistico, riguarda anche Francia, Spagna, Germania. Adesso torniamo alla cronaca, andiamo a vedere il servizio dell'incidente mortale avvenuto ieri mattina nel Lancianese. Vediamo.
Un colpo di sonno, sarebbe questa la causa dell'incidente che in località Castello di Sant'Eusenio del Sangro ha provocato la morte di un uomo, il ferimento dell'amico con cui camminava sul ciglio della strada e il decesso di due cani. A perdere la vita è stato Pasquale Altobelli, 66 anni, residente del posto. Come ogni mattina Altobelli stava facendo la passeggiata abituale in compagnia del vicino di casa, ADB, 50 anni, e due cani al seguito, quando all'improvviso alle loro spalle sono stati investiti da un Opel Corsa condotta da un giovane di 21 anni, MR, residente ad Altino. Entrambi i pedoni sono stati falciati, Altobelli è deceduto, rimanendo a terra. Il suo amico invece è stato sbalzato in aria e ricadendo ha sfondato il parabrezza dell'auto, finendo praticamente a fianco del giovane conducente. Nell'urto violento ha subito la frattura delle gambe, dopo i primi soccorsi è stato ricoverato all'ospedale di Chieti. Anche i cani al seguito dei due amici sono morti, uno era della vittima. Sul posto sono intervenuti il 118 e l'eliambulanza, assieme ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile e agli agenti del commissariato di polizia di Lanciano. Dopo l'incidente, l'investitore, che è indagato per omicidio colposo, si è fermato e ha chiesto aiuto in un'abitazione vicina. Dalle prime testimonianze rese, il giovane avrebbe riferito di aver accusato un colpo di sonno, tanto che poco prima si sarebbe fermato e poi avrebbe ripreso a guidare, ma poi di nuovo il sonno improvviso che ha provocato la tragedia. Bene, io ho visto che il ragazzo piangeva là e cercava aiuto, e io sono telefonato all'autobulanza. Quello lì che è morto stava per terra e quell'altro stava dentro la macchina, che ha sfondato il parabrezza e era cosciente. La versione del conducente, rimasto sotto shock, è al vaglio degli investigatori. Il giovane, che non è ferito, è ricoverato all'ospedale di Lanciano, piantonato dai carabinieri. Sgomento in paese per l'accaduto. Quella strada comunale è molto trafficata, utilizzata non solo dai residenti, ma anche da automobilisti della Valle dell'Aventino, come accorciatoia per raggiungere Lanciano attraverso Castelfrentano. Il sindaco Raffaele Verratti. È accaduto una di quelle cose che uno non vuole mai che accada. Sono stati investiti due nostri cittadini che chiaramente andavano tutte le mattine a farsi una passeggiata come tutte le mattine, solo che stamattina è stata fatale, per cui la cosa che dispiace, che non si può proprio accettare. E chiaramente siamo vicini alla famiglia, non ci sono parole. Restiamo in provincia di Chieti. Un boato ha svegliato alle 5 gli abitanti di Cupello, dove un incendio è scoppiato in una cabina di decompressione della rete di distribuzione del gas. Queste le immagini che abbiamo tratto dal sito zonalocale.it. Sul posto, in località Monte Calvario, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, i quali, assieme al personale della 2i Rete Gas, hanno domato le fiamme e sospeso il flusso del gas. Sul posto anche i carabinieri del radiomobile della compagnia di Vasto, che invieranno un rapporto alla Procura della Repubblica. Da quanto accertato, all'origine dell'incendio, che non ha coinvolto persone, vi sarebbe un guasto tecnico. Oggi e domani niente gas, quindi per oltre 7.000 residenti di Cupello e Monte d'Oriso in provincia di Chieti, per consentire gli interventi di riparazione. Disposta dai sindaci di Cupello e Montodorisio la chiusura delle scuole, provvedimento che probabilmente sarà esteso a domani, vista l'impossibilità di accedere e di accendere agli impianti di riscaldamento e le cucine delle mense. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di agricoltura. Infortuni in calo nella nostra regione, questo è il dato che ha fornito Coldiretti. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. In Abruzzo infortuni al minimo storico. Sono 1.306 gli infortuni che si sono verificati nei campi abruzzesi nei primi 10 mesi del 2016, con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Un dato che conferma un trend che negli ultimi 5 anni ha visto diminuire del 21% dal 2011 al 2015 il numero degli incidenti in agricoltura. I numeri sono emersi nel corso di un convegno Impresa Qualità Reddito, nuove norme sul lavoro agricolo, che si è svolto all'Aquila.
Un incontro promosso da Coldiretti in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla criminalità in agricoltura per fare il punto del lavoro nei campi, ma non solo dal punto di vista infortunistico e di sicurezza. Il convegno è stata anche l'occasione per approfondire le nuove norme contenute nella recentissima legge 199/2016 che disciplina e regolamenta il lavoro in agricoltura, anche prevedendo pene più severe e rigorosi controlli in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del riallineamento retributivo nel settore agricolo. Una normativa complessa, come è stato evidenziato nel corso del convegno, ma anche un importante tassello nel percorso di trasparenza e legalità che deve essere alla base del lavoro dell'impresa agricola e che in Abruzzo ridisegna diritti e doveri per oltre 2.500 aziende agricole assuntrici di manodopera anche extracomunitaria. In particolare nel corso dell'incontro è emerso come la nuova normativa rappresenti un primo importante passo avanti rispetto al passato, ma dovrà trovare aggiustamenti per quanto riguarda una più equa proporzionalità delle pene previste per i vari reati, tutti deprecabili ma con livelli diversi di gravità, hanno affermato i relatori durante il convegno. Secondo Coldiretti Abruzzo, pene severe e rigorosi controlli sono necessari perché l'illegalità determina una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che lavorano onestamente, ma è anche necessaria una grande azione di responsabilizzazione di tutta la filiera dal campo alla tavola per garantire che dietro a tutti gli alimenti, italiani e stranieri, ci sia un percorso di qualità che riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro, con un'equa distribuzione del lavoro del bene alimentare che non penalizzi né l'impresa che lavora onestamente né i lavoratori. Cambiamo argomento. Montesilvano ospiterà 135 immigrati e lo farà utilizzando lo SPRAR, il sistema di protezione dei richiedenti asilo e degli immigrati. Un percorso di integrazione assistito per mandare in soffitta e chiudere i centri di accoglienza. Vediamo. Una nuova organizzazione per l'accoglienza dei rifugiati e immigrati nel territorio di Montesilvano. A metterla in atto il sindaco Francesco Maragno, che ha annunciato la chiusura definitiva dei cosiddetti centri di accoglienza in favore dello SPRAR, il sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Vogliamo farci capofila nel ricevere e dare quindi ospitalità ai richiedenti asilo aprendo un centro SPRAR che diventa incompatibile con la presenza dei due CAS attualmente in essere sul territorio di Montesilvano. Vogliamo un'accoglienza qualificata, un numero estremamente ridotto di richiedenti asilo, infatti potremmo ospitare massimo 135 profughi a fronte degli oltre 300 oggi presenti, e soprattutto non vogliamo danneggiare una città a vocazione turistica, e quindi questa ospitalità verrà pianificata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l'azienda speciale e non terrà in considerazione minimamente le strutture alberghiere. In questo caso quelli che sono considerati contributi per gli immigrati a chi andranno? Andranno direttamente all'ente per far sì che possa erogare servizi e possa produrre integrazione. Un modo per avere più controllo nel percorso di integrazione con il territorio, spiega il sindaco. Una riduzione del numero da oltre 300 a 135 e l'obiettivo di poter occupare richiedenti con lavori socialmente utili, come avviene da qualche tempo. È un fenomeno molto complesso, sappiamo che è un percorso non semplice, però sappiamo altrettanto bene che il problema, per come è gestito adesso, è del tutto, la soluzione a questo problema è del tutto inefficace. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e anche venire incontro a quelle che sono le esigenze degli operatori turistici che oggi sono fortemente danneggiati. A Francavilla continua lo scontro ed è muro contro muro fra maggioranza ed opposizione sul progetto di abbattimento del Palazzo Sirena, discussione e scontro che si è spostato in commissione controllo del Comune. Allora vediamo insieme il servizio. Nelle mie linee di mandato che invito i cittadini a leggere c'è una città rinnovata che guarda il futuro, tra i vari passaggi che ci sono c'è anche quello dell'abbattimento del vecchio Palazzo Sirena, una situazione che questa città si porta avanti da oltre 30 anni, un palazzo chiuso che rappresenta il simbolo del degrado per tutte le nuove generazioni. Noi risolveremo il problema con la riqualificazione, ma soprattutto risolveremo il problema facendo partire il nuovo auditorium appena ristrutturato, che sarà un centro nevralgico per il futuro della nostra città. Noi più che muro contro muro abbiamo trovato un muro anche
abbastanza alto, eretto dalla maggioranza, che non ci ha permesso la settimana scorsa di riunirci in commissione di controllo e garanzia per esaminare gli atti e la legittimità di questi atti posti in essere dagli uffici. Insistiremo per verificare la regolarità degli atti, la richiesta dei pareri alla sovrintendenza, se sono stati effettuati, e soprattutto vogliamo rimarcare un fatto: che quel palazzo è una risorsa per la città e che se oggi è chiuso da diversi anni la colpa è soltanto dell'amministrazione Luciani, che volutamente l'ha lasciata all'abbandono proprio per poter oggi dire e rivendicare una presunta inutilizzabilità del palazzo, che nei fatti non c'è. Giornata di festa a Teramo per ricordare San Berardo, santo patrono della città. Come tradizione vuole, sin dalle prime ore della mattina, la fiera del 19 di dicembre ha invaso il centro storico cittadino, mentre nel pomeriggio ci sarà la celebrazione solenne in cattedrale, la benedizione sul sagrato della chiesa con le reliquie del santo protettore. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Il 19 dicembre, come tradizione vuole, il centro storico della città di Teramo si anima con i tradizionali banchi della fiera di San Berardo, patrono del capoluogo. È l'aspetto pagano di una festa che è prettamente religiosa e che trova il suo culmine nella processione del pomeriggio e la celebrazione in cattedrale. Durante la messa officiata dal vescovo Michele Seccia, il sindaco da sempre offre alle autorità ecclesiastiche un cero, omaggio della comunità teramana devota al suo patrono. Nel corso della cerimonia è particolarmente suggestiva l'esecuzione del solenne inno a San Berardo, scritto da Nicola Dati, maestro di cappella della cattedrale di Teramo. Si tratta di un inno grandioso, eseguito una sola volta l'anno, dedicato al santo e alla città di Teramo. Al termine della cerimonia, il vescovo sul sagrato della cattedrale benedice la città con le reliquie del patrono, un braccio del santo conservato nella cappella che porta il suo nome all'interno del Duomo. La santità del vescovo Berardo fu decretata per un miracolo da lui compiuto. Si narra che nel 1521 fu evitato l'assedio degli Acquaviva che avevano circondato la città di Teramo con 5.000 uomini, grazie all'intercessione della Madonna e di San Berardo, che li misero in fuga con la loro apparizione. Dopo 500 anni la simpatia dei teramani verso questo santo è ancora molto forte, complice anche la giornata di vacanza da scuola ed uffici che lo rendono irresistibile. E c'è una piccola grande novità nella famiglia di TV6, infatti da venerdì scorso, giorno dell'inaugurazione, ufficialmente operativa la nuova sede teramana della nostra emittente, grazie all'accordo stipulato con il gruppo Consorform. La redazione è situata proprio nel centro storico del capoluogo, in Piazza Martiri, da dove TV6 racconterà, attraverso il lavoro dei tecnici e della collega Tania Bonici Castelli, che avete appena sentito nel servizio che è andato in onda poc'anzi, se possibile ancora più da vicino le vicende della città. Alla serata di inaugurazione sono intervenute le massime autorità politiche e militari cittadine, oltre a tantissimi altri esponenti della società civile, a dimostrazione dell'affetto per TV6, che in questi anni è stata sempre vicina alle sorti del capoluogo abruzzese, cercando di raccontarne ogni aspetto con obiettività e tempestività. Ed ora siamo alla pagina dello sport ampia. Come ogni lunedì partiamo dalla Serie A e dal Pescara. Doveva essere la partita del rilancio e della vittoria a tutti i costi, invece è stata quella che ha acuito la crisi del Pescara. Il Delfino è stato battuto in casa, scivolato all'ultimo posto della classifica dopo la vittoria del Palermo nel posticipo col Genoa e la sconfitta per 3-0 ieri con il Bologna. Clima teso intorno alla squadra, contestata duramente a fine gara dai tifosi. Da oggi Pescara in ritiro a Roma per isolarsi dal contesto e preparare l'ultima gara dell'anno a Palermo giovedì. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Per il Pescara la sconfitta a domicilio con il Bologna dopo un 3-0 mai in discussione, sembra quasi una resa annunciata. Per il Bologna i tre punti servono per migliorare una classifica non ancora soddisfacente. Per gli emiliani si tratta della prima vittoria esterna della stagione. All'Adriatico Giovanni Cornacchia è andato in scena il solito film con un copione già ampiamente scritto. Un 3-0 quello per gli ospiti mai veramente in discussione. Per il team biancazzurro è forse il punto più basso degli ultimi anni.
Pescara in campo senza Pepe, Bebek, Aquilani e Mitrizia, con Manai, vertice avanzato d'attacco, al sesto pericolo in area pescarese con Viraghi che rischia l'autogol con la palla che sfiora il palo e termina poi fuori. Passa un minuto e Masina di testa regala il vantaggio alla sua squadra segnando la rete dell'1-0 su perfetto cross di Viviani. Al dodicesimo ancora pericolosa la squadra di Donadoni, ancora con Viviani che pennella un pallone invitante per Torosidis che di testa mette di poco sopra la traversa. Ma per il Pescara, come si suol dire, i guai non finiscono mai, visto che al sedicesimo gli abruzzesi restano in 10 per l'espulsione severa di Verre per un fallo su Torosidis. Sotto di un gol e in 10 per la formazione di casa, la gara diventa ancora più in salita. Il Bologna di Donadoni controlla bene e al diciannovesimo Emonier a crossare a centro area per destro che cicca clamorosamente il pallone. È quasi un monologo ospite con al 24esimo il tiro secco di Zemaili dai 18 metri che chiama al miracolo Bizzarri. Il pubblico di casa inizia a perdere la pazienza e dalla curva nord vengono esplosi diversi petardi. Al 26esimo ancora Masina in azione, nuova respinta con i pugni di Bizzarri. I locali sono in grossa e palese difficoltà ma non crollano. Al 36esimo arrivano poi due sostituzioni, nel Pescara entra Zampano al posto di Manai, per l'albanese arriva così l'ennesima e forse definitiva bocciatura e fra gli ospiti Kraft prende il posto di Maietta infortunato. Al 40esimo però arriva il raddoppio di Zemaili per gli ospiti che dai 25 metri, grazie anche ad una deviazione di Campagnaro, beffa per la seconda volta Bizzarri. Nella ripresa all'ottavo minuto si parte con la parata di Bizzarri su Viviani. Al decimo Crescenzi in area bianca-azzurra frana addosso a Zemaili con Rocchi che indica il dischetto. Dagli 11 metri Creci spiazza Bizzarri per il 3-0 che chiude una gara mai veramente in discussione. Mentre dagli spalti partono cori ostili verso squadre e società. Alla mezz'ora però il Bologna va vicino al quarto gol con Bizzarri che questa volta dice no a Kraici. Poi un attimo dopo tocca anche a Viviani con il portiere biancazzurro ancora attento a mettere in calcio d'angolo. Al 44esimo c'è la prima e unica parata della gara di Mirante su Pettinari. Per il Bologna il triplice fischio finale di Rocchi è festa grande. Per i biancazzurri un 91esimo con la dura contestazione dei tifosi che segue quella di lunedì scorso al porto turistico. La squadra partirà per il ritiro cercando di recuperare serenità in vista della gara da dentro o fuori di giovedì sera al Barbera contro il Palermo. E sulle contestazioni di ieri all'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia sta indagando la Digos della Questura di Pescara. Ovviamente si cerca di ricostruire quanto accaduto al 91esimo della gara contro il Bologna, dove c'è stato un fitto lancio di pietre verso gli uomini delle forze dell'ordine che presidiavano il piazzale antistante l'impianto sportivo. Sono stati esplosi anche diversi petardi. Nelle prossime ore inizierà la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare eventuali ultra intenti al lancio delle pietre. Molti tifosi erano travisati e agevolati dalla oscurità. Vi ricordo che quella di ieri è la seconda contestazione alla squadra dopo quella avvenuta nella cena di Natale al porto turistico, sempre a Pescara. Ed ora la Lega Pro, due volte in svantaggio, il Teramo compie una doppia rimonte al 93esimo, agguanta la parità nel match interno contro la Feralpi Salò, prestazione tutt'altro che convincente per il Diavolo che evita però il quinto tonfo casalingo stagionale. Il servizio di Ania Cantagalli. Un pari utile solo in parte per la classifica e che non cambia una prestazione complessiva per effetto anche di alcune scelte iniziali totalmente da rivedere. Il Teramo firma il 2-2 nel finale contro la Feralpi Salò, risultato che lascia i biancorossi in zona play-out, girando al termine del girone di andata a quota 18 punti in classifica. Al termine della gara Zauli non parlerà di un caso Sansovini. Chiaro che però qualcosa è cambiato se l'attaccante del Pescara, prima titolare inamovibile, parte adesso per la seconda volta consecutiva dalla panchina, aprendo di fatto scenari per il prossimo mercato. Non solo, al suo posto Zauli preferisce Di Paolo Antonio, chiamando Boulevardi a fare di fatto il trequartista. Tre minuti e la Feralpi è avanti. Dagli sviluppi di un angolo Romero coglie il palo, ma a raccogliere il pallone poi, pronto, c'è Ranellucci, al rientro che beffa Rossi. Il portiere del Teramo sarà protagonista del primo tempo. Rossi sarà protagonista, ma questa volta in negativo, sul raddoppio della Feralpi, quando sbaglia il rinvio mettendo di fatto in moto Settembrini, atterrato poi in area da Sales.
a trasformare dal dischetto Ci pensa Guerra. Il Teramo è soprattutto Di Paolo Antonio, che firma il momentaneo pari dei biancorossi da calcio di punizione, che lo stesso giocatore è bravo a conquistarsi. La traiettoria bassa beffa Livieri, che non può fare nulla per evitare il pareggio del Teramo. Dopo il raddoppio della Feralpi è ancora Di Paolo Antonio a cercare la via della porta, ma Livieri sul suo tiro a giro di destro compie un grande intervento. Zauli allora cambia, inserendo Carcalis e Sansovini al posto di Peterman e Boulevard. Non cambierà invece il Teramo, che farà un'estrema fatica a costruire azione degni di nota. Ci prova Croce dalla distanza senza esito, dopo essere riuscito ad intercettare un pallone della difesa. La gara cambia nel finale. Prima ci sono le proteste biancorosse per un presunto tocco di mano in aria non ravvisato dal direttore di gara. Quando tutto sembra perduto, Croce mette in rete un tiro al volo di Sansovini ribattuto. Per il Teramo è un pareggio che muove la classifica, ma che non cambierà alcune considerazioni sulla solita prestazione casalinga della squadra. Venerdì si torna già in campo per ospitare Lumezzane nella prima giornata di ritorno. Il cambio di passo ora non si può più rinviare. In Serie D andiamo a vedere la partita tra Civitanovese e San Nicolò, finita 1-1. Vediamo. Il sogno biancoceleste svanisce. Un San Nicolò sciupone impatta al polisportivo di Civitanova contro i giovani rossoblù tutto cuore. Abruzzesi arrivati da primi della classe e vogliosi di chiudere in testa il girone di andata e laurearsi campioni d'inverno, padroni di casa per allontanarsi assolutamente dalla zona calda della classifica. Out mozioni per il San Nicolò. Al suo esordio Daniele Bosi è arrivato per sostituire Napolano, vittima di un grave incidente al ginocchio. E proprio Bosi al quinto rende pericolosa un'azione degli ospiti, infilandosi sulla fascia, ma il cross al centro viene intercettato. Riparte la Civitanovese al sesto, ma spreca un'occasionissima. Battistelli riesce quasi a beffare Ciotti già a terra, ma il tiro finisce di poco alto sopra la traversa. Al tredicesimo, pericoloso scambio in aria tra i biancazzurri, Bosi e Bisegna, ma la difesa ribatte due volte fino ad allontanare. Sale di tono la squadra di Epifani in campo con pressing crescente, anche se i padroni di casa provano in tutti i modi a sbloccare la gara. E della Civitanovese però al diciannovesimo la clamorosa occasione da gol. Il tiro dalla distanza di Rapagnani si stampa sul palo alla sinistra di Ciotti. Al ventiduesimo cross di Di Stefano per la testa di Traini. Sfuma per un soffio l'aggancio di Bosi sotto porta. Pochi secondi dopo sempre Bosi tenta il tiro, ma col guantone Ferreri mette sul fondo. Il gol arriva al 32esimo con una bomba dai 25 metri di Stivaletta alla sua quarta rete stagionale, che spiazza con una traiettoria velenosa Ferreri. Tutta la panchina biancazzurra invade il campo, reclama un calcio di rigore al 40esimo la Civitanovese per una presunta trattenuta in aria su Battisti, ma il signor Donda fa proseguire. Ripartono forti entrambe le formazioni. Il San Nicolò al settimo ritenta l'assalto col solito Stivaletta, palla al lato. Al 15esimo Battisti tira forte, ma il pallone è a fil di palo. Ciotti segue con lo sguardo la palla sul fondo. Epifani mette in campo Massetti, decisivo nell'ultimo abbasto. Esce Bosi, occasionissima per la Civitanovese al 20esimo con Rapagnani di testa vicinissimo al gol, ma salva Traini sulla linea. Pareggio sfumato, brivido al polisportivo. In campo Moretti per il San Nicolò al 24esimo per Bisegna. Maresca prende il posto di Mancinelli nella Civitanovese. Al 27esimo sfiora il raddoppio il San Nicolò, con Moretti che cavalca la fascia, la mette al centro. La difesa libera con Tortelli che anticipa Massetti e la palla finisce sulla testa di Traini, che però la stampa sul palo. La Civitanovese non si arrende, arriva il pareggio al 35esimo con Maresca sul filo del fuorigioco, su un lancio dalle retrovie. Piazza una diagonale che beffa difesa e portiere. Finale dai ritmi altissimi. Il San Nicolò assalta con Massetti prima e poi con una cavalcata di Traini al 45esimo, che in contropiede azzarda il pallonetto ma troppo alto sopra la traversa. Il polisportivo reclama il fuorigioco. Si lotta in campo fino all'ultimo dei 5 minuti di recupero. Il San Nicolò tenta il tutto per strappare i 3 punti, ma un'attenta difesa rossoblù chiude ogni varco. Finisce 1-1 al polisportivo, un punto d'oro per la Civitanovese. Troppe clamorose occasioni sprecate invece dal San Nicolò per chiudere il girone di andata con altri 3 punti. Si deve accontentare del 14esimo risultato utile consecutivo, mentre sul trono del torneo si siede la Fermana.
Ed ora ci occupiamo di tennis, invece, tornando a Francavilla. Questa mattina si è svolto un sopralluogo dei tecnici della Federazione Internazionale al circolo di Valle Anzuca per valutare la capacità dell'impianto ad ospitare ad aprile un ATP Challenger Tour. Vediamo il servizio. Possiamo dire che è ufficiale, questo torneo si aggiungerà agli altri circa 15-20 eventi che ci sono in Italia durante il prossimo 2017. Vogliamo un attimo spiegare di che tipo di torneo stiamo parlando, un torneo prestigioso? Sì, è un torneo, ce ne sono 140 in tutto il mondo. Nella settimana che si disputerà il torneo qui a Francavilla ce ne saranno massimo due in tutta Europa, quindi sono 5 tornei circa in ogni settimana. È un torneo con un montepremi importante che assegna soprattutto dei punti importanti per la classifica mondiale. Noi quest'anno, grazie al fatto che l'ATP ha aggiunto una settimana al calendario tennistico, che chiaramente è diverso da quello solare, siamo riusciti a ottenere, visto che sono 11 anni ormai che organizziamo questo tipo di eventi, a giudicarci appunto questa settimana supplementare. C'erano altre regioni che aspiravano a prendere questa data, ma insieme al direttore del torneo, Luca Del Federico, siamo riusciti a portarlo qui a Francavilla e siamo contenti di questo. A Francavilla arriveranno tantissimi atleti da tutto il mondo? Sì, da ogni parte del mondo, le iscrizioni non sono illimitate, quindi saranno iscritti anche 350 giocatori. È chiaro che di questi solamente 64 parteciperanno a questo torneo, i primi della classifica. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale, il TG6 torna alle ore 19. Grazie per averci seguito, buona giornata.